è l'incubo di ogni soldato. Lì fuori, da qualche parte, c'è una pallottola che li aspetta. Bombe, missili e proiettili. Oggi i soldati combattono sotto una pioggia di metallo rovente. A proteggerli da morte certa solo le moderne versioni di elmi e armature. Era come essere colpito da un martello pneumatico. Mi ha gettato subito a terra. In questo episodio facciamo un viaggio nel tempo per scoprire come si è evoluta la tecnologia bellica nel proteggere il corpo del soldato. Tutto sulle armi. Armature. Anche per i soldati di oggi rappresentano la differenza tra la vita e la morte. Elmetti e protezioni seguono di pari passo l'evoluzione di armi e ordigni. Il Dragon Skin rappresenta l'ultimo ritrovato della tecnologia. Leggero, resistente ed estremamente duraturo, può incassare i colpi senza fare una piega. All'inizio pensavo di essere morto. Sapevo che mi avevano sparato e ho pensato, stavolta è brutta. Con una combinazione di avanzatissimi composti in ceramica balistica rigidi e flessibili, disposti come squame, il Dragon Skin avvolge il busto in un rigidissimo involucro esterno. All'interno, invece, è elastico e si adatta al corpo, consentendo la massima mobilità e proteggendo dai rapidissimi proiettili corazzati. In questa puntata di Tutto sulle armi scopriremo come si è arrivati a queste moderne armature. Ripercorreremo secoli di evoluzione tecnologica e scopriremo come da metallo, cotone e Kevlar si è arrivati ai sistemi di difesa più efficaci. Le origini delle moderne armature risalgono al XV secolo. È in quell'epoca che in Europa si cominciano a forgiare lamine d'acciaio. Questa tecnica consente una rapida evoluzione delle armature rigide. Il Medioevo si popola così di cavalieri coperti di ferro dalla testa ai piedi. Sono i pionieri delle moderne armature. Quando si pensa ai cavalieri in armatura del Medioevo, si tende ad immaginarli coperti completamente da piastre metalliche. In realtà questa soluzione giunse solo in epoca più tarda, perché all'inizio la tecnica di lavorazione dell'acciaio e della produzione del ferro erano limitate e non consentivano di lavorare grosse superfici metalliche, ma solo piccole piastre d'acciaio. Il modello era l'armatura romana, la lorica segmentata, fatta di piastre spesse. Si prendono una serie di semplici strisce metalliche, come quelle che anche il più scadente dei fabbri sa forgiare, e si piegano rozzamente in modo che vadano a disporsi l'una sull'altra. È questo il principio che consente alla lorica segmentata di distribuire il colpo su una superficie più ampia, neutralizzandolo. Intorno al 1450 gli armaioli italiani trovano il modo per forgiare grosse piastre d'acciaio. Ora è possibile fabbricare armature d'acciaio che proteggano i cavalieri dalla testa ai piedi. L'armatura di piastre deve la sua robustezza alla forma. Se prendo questa lamina di acciaio da 1,6 mm, la metto tra questi due blocchi e ci salgo sopra, credo che sì. Come pensavo, si piega piuttosto facilmente, come carta velina. Quest'acciaio ha esattamente lo stesso spessore, le stesse dimensioni, ma l'ho battuto dandogli questa forma a cupola, come lo avrebbe in un'armatura. E ora vedremo che è molto più resistente. Infatti, regge tutto il mio peso. L'acciaio da solo non basta. Molti cavalieri indossano sotto l'armatura un'ulteriore protezione imbottita. Immaginate di mettere una lastra d'acciaio sul braccio e di batterci sopra con una spada. Vi fareste molto male. Quindi bisogna indossare una spessa imbottitura protettiva tra la veste e l'armatura per assorbire il trauma. I secoli passano, i cavalieri con le loro pesanti e rigide armature scompaiono dai campi di battaglia, ma l'idea dell'imbottitura resta. L'America degli anni 20 e 30, l'epoca del proibizionismo, del gioco d'azzardo e dei gangster.
Nelle grandi città, la guerra tra le bande criminali è cronaca quotidiana e per sopravvivere ai boss non basta un'arma sempre carica. Ancora negli anni 20 e 30, i gangster americani utilizzavano il principio delle imbottiture multistrato per proteggersi dai colpi. Indossavano giubbotti antiproiettile fatti di strati sovrapposti di seta. Potevano fermare una pallottola di una pistola dell'epoca che viaggiava fino a 300 metri al secondo. La rallentavano abbastanza perché non provocasse ferite mortali. E questo suggerì alla Smith & Wesson lo sviluppo di una nuova arma, la 357 Magnum. La Smith & Wesson la vendeva come la pistola a prova di giubbotto antiproiettile. Tra gli anni 20 e i primi anni 30, Chicago è un campo di battaglia. Ma è un delitto efferato commesso decenni prima ad imprimere una svolta decisiva nello sviluppo delle protezioni contro le armi da fuoco. Nel 1893 il sindaco di Chicago, Carter Harrison, è ucciso a sangue freddo da alcuni sicari in casa sua, seduto sulla sua poltrona. La cittadinanza è sotto shock, bisogna reagire in qualche modo. Allora qualcuno ha come un'ispirazione divina. È in questa chiesa che padre Casimir Zeglen inventò il primo giubbotto antiproiettile. Casimir Zeglen è un prete cattolico della chiesa di St. Stanislaus a Chicago. Sconvolto dall'assassinio del sindaco Harrison, si dà una missione: creare un giubbotto antiproiettile. Per 15 anni sperimenta diversi materiali, truccioli d'acciaio, capelli umani e muschio. Nulla sembra fermare le pallottole. Poi prova la seta. In rapporto allo spessore, la seta è più resistente dell'acciaio. Inoltre può essere tesa fino al 30% della sua lunghezza originale senza spezzarsi. Infatti, quando un insetto finisce contro una ragnatela, questa assorbe l'urto e disperde l'energia cinetica. Padre Zeglen prova ad applicare lo stesso principio alle pallottole. Il problema è trovare la giusta trama. Solo dopo aver visitato grandi impianti per la filatura della seta in Austria e Germania scopre la tecnica per produrre il perfetto ordito a quattro fili. Tornato a Chicago, provò a tessere una stoffa con questa seta e così nacque il giubbotto. Deciso a convincere i tanti scettici dell'efficacia della sua invenzione, Zeglen organizza una dimostrazione davvero estrema. Ci credeva così tanto che organizzò una dimostrazione in un teatro di Chicago, indossando egli stesso il giubbotto. Davanti a una folla di curiosi, il suo collaboratore Ashley Weber gli punta contro una pistola. Sparò un colpo che non penetrò. Il giubbotto resistette al proiettile. Evidentemente si fidava del suo lavoro. Del resto era un uomo di fede e certamente credeva in quel che faceva. Ho il sospetto che nel profondo della sua anima avesse sentito la chiamata da Dio. Doveva legare il suo nome a questa invenzione. Era la sua vocazione e Dio non l'avrebbe abbandonato. Il giubbotto antiproiettile di Zeglen segna sicuramente una svolta, ma il suo impatto sui soldati al fronte è minimo. Nel 1914 il prezzo del giubbotto raggiunge gli $800, l'equivalente di $15,000 di oggi. Vuol dire che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale solo pochi privilegiati ufficiali possono permetterselo. I militari sono tradizionalisti. Sono riluttanti ad abbandonare le vecchie consuetudini. Pensate che i francesi ancora schieravano 12 reggimenti di corazzieri, soldati che indossavano corazza, pettorale ed elmo, come i reggimenti delle guerre napoleoniche. Anche alcuni alti ufficiali tedeschi indossano armature, ma sono troppo pesanti, proteggono poco e rallentano i movimenti. Qualcuno disse: roba dell'epoca di Napoleone, non vogliamo indossarla. Qualsiasi proiettile l'avrebbe bucata senza problemi.
Era l'idea più stupida che si fosse mai vista. E quando scendevano nelle trincee, era anche peggio. Gli eserciti hanno abbandonato da tempo il concetto di armatura e i soldati ne pagano il prezzo. Per capire come tutto è cominciato, dobbiamo tornare all'epoca dei cavalieri. Molti storici collegano il declino dei cavalieri in armatura alla scoperta e diffusione delle armi da fuoco. Pallottole e schegge penetrano nelle antiche cotte di maglia rendendole inutili. La realtà, però, è più complessa. È un gigantesco equivoco pensare che siano state le armi da fuoco a far fuori i cavalieri in armatura. Le armature non sparirono con i cavalieri. È solo nel XVIII secolo che non si vedono più armature negli eserciti. I cavalieri in armatura, invece, spariscono alla fine del Medioevo. Ma non è colpa delle armi da fuoco che esistevano già da almeno un secolo. Il problema è che un cavaliere costava un patrimonio. In battaglia doveva portarsi diversi cavalli bardati, un po' come un pilota di Formula 1 con i meccanici ai box. Furono i costi e i cambiamenti sociali a segnare la fine dei cavalieri. Sui campi di battaglia, le costose corazze sono sostituite da più economiche uniformi dai colori sgargianti, che fungono in un certo senso anche da protezione. Nel caos delle battaglie campali è facile sbagliare fronte e rischiare di essere colpiti dai propri compagni. Ma allo stesso tempo si diventa un bersaglio invitante per il nemico e con l'arrivo dei fucili di precisione le uniformi colorate diventano un problema. La guerra comincia a essere condotta anche da grande distanza. Il progresso tecnologico consente per la prima volta di usare massicciamente i fucili sul campo di battaglia. Quindi non essere troppo visibili comincia ad essere un vantaggio. Nella guerra civile americana si impongono colori poco accesi, verde scuro, grigio e blu. Per sopravvivere è meglio non farsi notare. Poi arriva la Prima Guerra Mondiale. Pallottole e schegge fanno milioni di morti tra le trincee. Ora per i soldati al fronte nascondersi è impossibile. L'unica protezione disponibile è l'elmetto, eppure molti soldati rifiutano di indossarlo. Sul moderno campo di battaglia, l'elmetto è parte fondamentale della dotazione di un soldato. Lo si porta ovunque. Eppure, negli eserciti all'inizio del XX secolo, indossarlo è considerato un segno di debolezza. Nel 1914, in molti eserciti, neanche si accettava l'idea di indossare l'elmetto. E gli elmetti non bastavano a fermare o a deviare un proiettile. Erano considerati un simbolo di codardia, si pensava che frustrassero lo spirito battagliero. Ma per gli stati maggiori sono meglio che niente. Nascono così i primi elmetti. Quello inglese è il Brody, quello americano il Doughboy. Questo è il tipo di elmetto indossato dagli inglesi e dagli americani. È chiara l'ispirazione medioevale, si rifà agli elmi indossati nel Medioevo dagli arcieri. Noterete che la linea di questo elmetto è molto piatta. Infatti non è concepito per proteggere dalle pallottole sparate dal davanti, ma per proteggere testa, spalle e collo dalle schegge di granata che ricadono dall'alto dopo le esplosioni. Preoccupati dalle perdite tra le loro fila, i tedeschi lanciano un elmetto dalla linea innovativa che riduce notevolmente ferite e traumi cranici nelle trincee. Nel 1916 i tedeschi adottarono lo Stahlhelm, che significa elmetto d'acciaio. Era anche detto secchio di carbone, per la forma. I progettisti tedeschi elaborarono un elmetto che offrisse la massima visione periferica e, allo stesso tempo, la massima protezione per la testa. Per ottenere questo, si partì da un secchio abbastanza profondo che arrivasse a coprire il lobo occipitale, qui, dietro la testa. Poi si procedette eliminando tutte le parti che impedivano la visuale a chi lo indossasse. Il risultato fu la Stahlhelm. L'elmetto tedesco emerge come il più funzionale tra quelli della Prima Guerra Mondiale.
Bashford Dean era il curatore della collezione di armi e armature del Metropolitan Museum di New York. Era un esperto dell'epoca classica e si interessava di elmi greci e romani. Durante la Prima Guerra Mondiale, il governo americano gli chiese di disegnare un elmetto per i soldati. E questa fu una delle sue proposte. L'ispirazione greca è piuttosto evidente, ma devo dire che è anche un ottimo elmetto. Veramente ben fatto. Tuttavia, presentava un paio di problemi. Primo, era molto simile all'elmetto usato dai tedeschi in quel periodo. Ecco, questo è l'elmetto tedesco. E l'altro problema era che una volta indossato copriva le orecchie e non permetteva di sentire bene. Andiamo, andiamo! Lo Stahlhelm invece sposa perfettamente visibilità e protezione. Non a caso gli americani lo adotteranno 70 anni dopo. Quando negli anni Ottanta l'esercito degli Stati Uniti decise di sbarazzarsi del vecchio elmo a bacinella e adottarne uno più protettivo in Kevlar, si procedette seguendo esattamente lo stesso metodo. Al Pentagono si dissero: dobbiamo proteggere la massima superficie della testa togliendo tutto quello che impedisce di vedere. Gli elmetti si evolvono al mutare delle esigenze e assumono forme diverse. Nel XXI secolo fanno i conti con nuove sfide. Non ci troviamo più di fronte a un nemico che avanza per spararci. Dobbiamo difenderci da ordigni esplosivi rudimentali, attentatori suicidi su autobomba. Quindi il pericolo non viene più dalle pallottole, ma dalle esplosioni. Se le moderne armature non si adattano rapidamente alle nuove minacce, troppi soldati ne pagheranno il prezzo. Gli elmetti oggi in dotazione all'esercito americano proteggono dalle pallottole, ma hanno un grande difetto. Questo è un elmetto originale americano. Ha un sistema di sospensione a ragnatela che evita che la testa sia a contatto con il Kevlar. Poi ha un solo cinturino sottogola a due attacchi che, francamente, non è comodissimo e neanche stabile. Balla parecchio, su e giù, da una parte all'altra, da sinistra a destra. Andiamo! Il mezzo è in fiamme! Andiamo! I medici di tutte le armi lamentano che ogni volta che si trovano ad accorrere per prestare soccorso a un ferito, ovviamente con l'elmetto in testa, quando si piegano in avanti, l'elmetto scivola continuamente sugli occhi. Quindi l'unico modo per prestare le cure è toglierlo. Così restano scoperti. Noi lo abbiamo migliorato con la semplice introduzione di un cinturino sottogola a quattro attacchi. Poi, in secondo luogo, lo abbiamo dotato di un sistema di imbottitura ammortizzante con diversi cuscinetti all'interno dell'elmetto. Con questo posso essere colpito molto forte e non riportare alcun trauma. Se dovessi subire un impatto da 200 G con questo elmetto, finirei all'ospedale e sicuramente ci metterei un po' a riprendermi. Ci sono stati casi in cui delle persone sarebbero dovute sopravvivere al trauma da impatto. E invece no, perché è stato l'elmetto stesso a ucciderle. Con questo elmetto a imbottitura ammortizzante, lo stesso impatto genera nel cervello una decelerazione di 78 G, con conseguenze lievi o nulle. Dal 2004, la fondazione Operation Helmet di Mark Meder ha fornito oltre 30.000 dei suoi elmetti potenziati ai soldati americani in Afghanistan e Iraq. Comodità e sicurezza. L'elmetto moderno le garantisce entrambe. Per tutto il XX secolo, un pugno di coraggiosi inventori studia protezioni per il resto del corpo con le stesse caratteristiche. Durante la Seconda Guerra Mondiale fa la sua comparsa un nuovo tipo di protezione personale. Il flak jacket. Questi giubbotti antiproiettile che combinano nylon balistico e piastre rigide d'acciaio sono sviluppati in Inghilterra per proteggere i piloti della RAF dalle schegge vaganti. Successivamente sono adottati anche dall'aviazione americana. Invece si rivelano troppo pesanti per la fanteria e le truppe di movimento. Nel 1943 l'aviazione degli Stati Uniti adottò un tipo di flak jacket. Era concepito per proteggere il busto dalle schegge provenienti da ogni direzione.
Gli era stata aggiunta una piastra nella regione inguinale. È molto pesante. Quando gli americani si trovano a combattere in Corea e Vietnam, questi giubbotti vengono ridisegnati per essere utilizzati dalle truppe di terra. Le vecchie pesanti piastre d'acciaio lasciano il posto a modelli più leggeri che incorporano molti strati sovrapposti di nylon denso. Gradualmente queste protezioni per il corpo diventano parte integrante della dotazione del soldato, come il fucile, e ispirano un analogo rapporto di amore e odio. Era pesante, teneva caldo. Al sole la temperatura sfiorava i 50 gradi, ma di notte poteva scendere a 4 gradi. E quando eri sulle montagne, ti ci potevi avvolgere e scaldarti un po'. Al culmine della guerra in Vietnam, gli Stati Uniti hanno sul terreno più di 500.000 di soldati. Sotto la costante minaccia del fuoco nemico, gli americani imparano a fidarsi delle loro protezioni. Il flak jacket è un giubbotto antischeggia, ma va bene se esplode una bomba a mano, ma non contro i colpi d'arma da fuoco. Non è antiproiettile. I flak jacket non bastano. I soldati continuano a morire. Serve qualcosa di rivoluzionario che arriva a metà degli anni 60. Leggerissimo, ultra resistente, a prova di proiettile, è il Kevlar. Oggi tutto il mondo fa i conti con l'esaurimento dei combustibili fossili, ma la crisi energetica non è un fenomeno recente. Negli anni 60 la DuPont, colosso americano della chimica, promuove la ricerca di pneumatici ultraleggeri che riducano i consumi delle automobili. Una giovane donna, nonché brillante chimico, Stephanie Kfolek, lavora al progetto. Partimmo con l'intenzione di creare una fibra molto solida e molto rigida, ma anche molto leggera, in modo da ridurre il consumo di benzina. In laboratorio, Stephanie e la sua equipe sperimentano composti chimici basati sul nylon. Dopo aver mescolato una particolare formula, Stephanie ottiene una fibra che risulta molto più resistente del previsto. È un caso o ha scoperto qualcosa di rivoluzionario? Prima di divulgare i risultati, vuole esserne certa. Non volevo creare imbarazzi a nessuno, ad essere sincera. E controllai tutto diverse volte, ma i risultati erano sempre gli stessi. Le cifre erano le stesse. Da quel momento capii che quella era la fibra del futuro. La nuova fibra di Stephanie diventerà un marchio di fabbrica nel campo delle moderne armature. Il Kevlar. Nel corso dei secoli, la tecnologia fa segnare notevoli progressi nella protezione dei soldati, dalle complesse e pesanti armature medievali al giubbotto in seta di Casimir Zeglen. Poi, nel 1965, la scoperta di una nuova fibra sintetica cambia tutto. Il Kevlar ha un rapporto peso-resistenza 5 volte superiore all'acciaio. Il nylon ha una trama molto flessibile. Possiamo paragonarlo a degli spaghetti cotti. Invece il Kevlar è più simile a degli spaghetti crudi. Ecco, si presenta più o meno così. È simile a dei tronchi che galleggiano su un fiume. Se vuoi trasportarne di più, devi allinearli, in modo che siano il più possibile paralleli tra loro. E questo è il tratto distintivo dei polimeri che compongono il Kevlar. Molto resistenti e molto rigidi. La combinazione di resistenza ed elasticità rende il Kevlar adatto per tutta una serie di impieghi, tra cui ovviamente quelli militari. Questa nuova fibra potrebbe essere il perfetto antiproiettile? Per ottenere un più elevato rendimento balistico in un giubbotto, occorre trovare la fibra giusta, la giusta struttura e il giusto numero di strati. E le fibre in Kevlar hanno tutti questi attributi. Sono molto fiera del mio lavoro. Quando salvi delle vite è sempre una grande emozione. Ci ho dedicato tante ore di lavoro. Ho dovuto sopportare delusioni e amarezze, impegnarmi a fondo, ma ne è valsa la pena. Le potenzialità del Kevlar attirano subito diversi progettisti militari. Persone come Richard Davis.
Davis ha firmato le più efficaci protezioni per il corpo di tutto il XX secolo. Occhio, cameraman. 3, 2, 1. Più volte ha fatto egli stesso da cavia per dimostrare l'efficacia delle sue creazioni. Penso di averlo fatto 210 volte, ma è come chiedere a un pugile di 64 anni quanti incontri abbia sostenuto. La storia d'amore tra Richard e i giubbotti antiproiettile inizia circa 40 anni fa. È il 15 luglio del 1969. Tutto il mondo segue il decollo dell'Apollo 11, che avrebbe portato al primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Richard Davis è solo un anonimo fattorino che consegna pizze a domicilio a Detroit, Michigan. Mentre tutti sono incollati alla televisione, Richard è in giro per quella che sembra una consegna come le altre. Era la sera dopo il decollo dell'Apollo 11 e anch'io, a modo mio, ho visto le stelle. Sono arrivato all'indirizzo, ma sembrava non esserci nessuno. Poi ho sentito un movimento di passi. Tenendo sempre le pizze in mano, ho preso la calibro 22 dalla cintura. Dico, avete ordinato voi? E una voce risponde, portale sul retro. In quel momento, speravo ancora che mi avrebbero pagato e tutto sarebbe finito lì. C'erano tre uomini disposti come a V. Ero a non più di 2 metri da loro. Uno aveva una pistola automatica e me l'ha puntata contro. Non guardavo né lui né gli altri, solo la mano. Mi puntava la pistola contro. Io gli guardavo la mano. Quando ho visto che cominciava a stringere la pistola, ho capito che c'eravamo. Richard non perde tempo. Gli ho sparato alla testa. Il fattorino agisce per autodifesa. Con la sola mano libera, fa fuori 3 membri di una delle bande criminali più temute della zona. Sconvolto dall'accaduto, medita una scelta che cambierà la sua vita. Io volevo solo consegnare pizze e guadagnarmi da vivere a Detroit, anche di notte. Che ingenuo! Poi ho pensato a quanti poliziotti venivano uccisi, quasi quotidianamente. Richard capisce che c'è bisogno di un giubbotto antiproiettile che si possa indossare anche sotto i vestiti, 24 ore su 24, e inizia a lavorarci. L'idea era di non preoccuparsi dei proiettili ad alto potenziale, lasciare scoperti i fianchi e la parte bassa fino all'inguine. Bastava coprire i punti vitali. Nelle sparatorie più comuni bisognava proteggere quante più persone possibile. I primi giubbotti sono realizzati in nylon balistico. Poi arriva il Kevlar di Stephanie Kfolek. Se paragoniamo i giubbotti antiproiettile all'aviazione, Stephanie è come l'inventore del motore a reazione. La cosa più bella detta sul mio conto è questa. Io non sono come quel tedesco, Nikolaus Otto, che inventò il primo motore per auto, ma sono come Henry Ford. Ho reso un'invenzione pratica e alla portata di tutti, in modo che tutti potessero acquistarla e usarla nella vita quotidiana. La tecnologia ha fatto tanta strada dalle prime armature. I moderni giubbotti antiproiettile possono fermare pallottole che viaggiano al doppio della velocità del suono, apparentemente senza sforzo, ma non è così facile. Nessuno comprende la complessità delle moderne armature meglio di chi ha fatto da bersaglio più di 200 volte nella sua vita. Tutto in nome del progresso. Puoi indossarlo anche per 24 ore. Ho cominciato così, facendo qualche dimostrazione in pubblico. Per testare un campione di materiale balistico, lo mettevo per terra, così. Qui ho una 44 Magnum. Si tratta di un test su un campione ridotto, niente di ufficiale. Una volta disposto così, gli sparo ora in diretta. 3, 2, 1. Va bene. Ecco, ha fermato la pallottola. Vedi? L'ha fermata qui dentro. Perfetto, l'ha fermata. Ma qualcuno a questo punto direbbe, guarda, ci sarebbe un trauma contusivo. Mio Dio, ti romperebbe una costola, è una cosa grave. Quindi si fanno speculazioni di tutti i tipi. Altri dicono, certo, ferma la pallottola, ma resti comunque a terra, dolorante e impotente. E chi ha sparato può venirti vicino e piazzarti 3 pallottole in testa.
Io non la vedo così. Oggi è suo figlio Matt a portare avanti l'impresa di famiglia, ma papà è tutt'altro che in disarmo. Ah, non ce la faccio. Non ne vale la pena. Questo è il giubbotto balistico in dotazione alle forze dell'ordine. Come vedete, è molto facile da indossare. Di solito si porta sotto l'uniforme. Ha cinghie a strappo laterali e anche sulle spalle, qui davanti. Anche una tasca, qui, in cui si possono inserire delle placche antiproiettile per proteggere il cuore da ulteriori traumi. Zitti tutti! La pallottola sparata da Matt penetra nel giubbotto a oltre 450 metri al secondo. Al momento dell'impatto, l'energia si scarica su tutto lo strato protettivo, come fossero onde d'urto. L'energia che non resta nel giubbotto si propaga nel corpo della vittima, provocando un trauma, con il suo corollario di ematomi ed altri effetti. Qui abbiamo avuto un bel impatto. Se ora lo stacco, ne vedrete gli effetti sulla creta. Come noterete, il giubbotto si è rotto leggermente anche dietro, ma è un buon risultato perché non c'è niente di serio. E anche la cavità è relativamente poco profonda. Ecco, ora lo tiro fuori e vediamo che il trauma da impatto è pari a 34 mm, quindi tollerabile. La gente si ritroverebbe con un brutto livido, ma niente di più. Normalmente il proiettile, una volta colpita la protezione, si deforma a fungo. Ed è allora che le fibre balistiche entrano in azione. Assorbono l'energia superficiale per trattenere la pallottola e fermarla. L'invenzione dei giubbotti antiproiettile leggeri ha salvato la vita a centinaia di poliziotti in tutto il mondo, consentendo loro di poter raccontare queste brutte esperienze. Quando mi hanno sparato, per prima cosa ho messo la mano dietro per sentire il sangue e non ero bagnato. Poi non sentivo niente, quindi ho pensato, sto bene. Il giubbotto mi ha salvato la vita. Secondo i medici, senza il giubbotto, il proiettile avrebbe reciso l'aorta e mi sarei dissanguato in 2 minuti. Nel maggio del 2005, l'agente Bill Bergantino, della polizia di Old Saybrook, Connecticut, si trova coinvolto in una sparatoria. Un hotel ha segnalato che un cliente non vuole liberare la stanza. Bergantino arriva sul posto. L'agente entra nella stanza con grande prudenza. Mi guardo intorno e vedo un mucchio di siringhe e aghi. C'era tutta l'attrezzatura da eroinomane sul letto. Mi avvicino, gli chiedo i documenti e lui li tira fuori. Alla centrale controllano i dati e mi dicono che è ricercato. Istintivamente capisco che opporrà resistenza. Sento che qualcosa non va per il verso giusto. Sul posto c'è il sergente Heine, il primo a rispondere alla mia richiesta di rinforzi. A quel punto il sospettato si alza, fa un paio di passi verso la fine del letto e mi dice, finiamola qui, sei morto. Spara un primo colpo, che colpisce di striscio il sergente Heine alla testa. Io cerco di guadagnare la porta e vengo colpito alla schiena. Sento come una grossa botta, ma non propriamente dolore. Mi aveva colpito e non potevo lasciargli un'altra possibilità. Continua a spararmi. Io rispondo, non ricordo quante volte. Bergantino è la prova vivente che un poliziotto dovrebbe sempre indossare il giubbotto antiproiettile. Alla fine se la cava e salva l'agente Heine, che invece si è presentato sul posto senza protezioni. Per il suo coraggio, Bergantino è successivamente decorato e inserito tra i 10 poliziotti dell'anno in America. L'agente Bergantino si è preso una pallottola ed è ancora qui a raccontarlo. Oggi, grazie ai giubbotti antiproiettile, ci sono meno vittime e più persone fortunate con una brutta storia da raccontare. Il proiettile ha colpito qui. Il foro è piccolo, ma fa male.
Un giubbotto antiproiettile funziona solo se si viene colpiti nel punto protetto. Coprire tutto il corpo è impossibile. 28 giugno 1914. L'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico, visita Sarajevo. Sotto l'uniforme indossa il giubbotto antiproiettile in seta di Casimir Zeglen. Siamo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. L'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria è su un'auto scoperta e indossa un giubbotto antiproiettile. Il problema è che l'attentatore gli spara al collo. Quando si indossa una protezione, bisogna sperare che mirino al petto. La morte dell'arciduca scatena la Prima Guerra Mondiale. L'invenzione di Zeglen non ferma né la pallottola né il conflitto. Nessun giubbotto antiproiettile è una garanzia assoluta. Tutti hanno dei limiti. Nessun giubbotto antiproiettile ferma qualsiasi proiettile. Furono introdotti sul mercato con l'idea di venderli ai personaggi più in vista, quelli che temevano di essere assassinati dall'anarchico di turno. Costoro avrebbero pagato qualsiasi cifra per un giubbotto antiproiettile che garantisse loro la sopravvivenza in caso di attentato. Sul piano commerciale l'idea era sicuramente efficace, ma il concetto che basti una simile protezione a fermare una pallottola non è fondato. Non esiste il giubbotto antiproiettile perfetto. Ogni armatura e protezione, sin dall'antichità, è vulnerabile. Se qualcuno sa come fare protezioni invulnerabili, me lo dica. Lo stesso vale per gli elmetti. Fanno sentire i soldati più sicuri, ma quanto sono efficaci? Prima proviamo una 9 mm che spara su due elmetti. Un M1 della Seconda Guerra Mondiale e uno americano in Kevlar. Bene, gli avrebbero provocato un bel mal di testa, ma non l'ha bucato. Anche in quello in Kevlar non è penetrato all'interno. L'elmetto più vecchio ha retto meno, con gravi rischi per l'incolumità del cervello. L'M1 non sarà l'elmo più solido, ma offre altri vantaggi. Come vedete, si può anche usare come bacinella o per cuocerci la minestra, se necessario. Ovviamente era proibito, perché il calore poteva usurare o indebolire l'acciaio, ma qualcuno lo faceva ugualmente. E come se la cavano gli elmetti contro una pallottola sparata da un fucile di grosso calibro? Proviamo con un Mauser 8 mm della Seconda Guerra Mondiale. Come potete vedere, il proiettile è entrato da una parte ed è uscito dall'altra. E lo stesso con il Kevlar. È entrato davanti ed è uscito da dietro. Anche un moderno elmetto in Kevlar non resiste ad un fucile di 60 anni fa. Morale, il fucile giusto, con l'angolazione e le distanze giuste, e sei morto. Dalle armature medievali ai moderni elmetti in Kevlar, da secoli l'uomo cerca nuove soluzioni per proteggersi in battaglia. Con esiti non sempre fruttuosi. Ancora oggi siamo ben lontani dall'invulnerabilità. Se l'elmetto non protegge da un fucile o da una pistola che spara a distanza ravvicinata, perché indossarlo? Indossare una forma di protezione fa differenza sul piano psicologico. Nessun soldato si sente invulnerabile, perché resta in parte scoperto, ma fa differenza. Tutti i soldati hanno le loro superstizioni. La fortuna di alcuni diventa quasi leggendaria. Le pallottole fischiano tutti intorno, le bombe li mancano. È come se la morte non potesse raggiungerli. Nel corso della storia si è sempre cercato di persuadere i soldati di essere invulnerabili. A volte si ricorreva a forme esasperate di religiosità o a veri riti magici. In altri casi si affida all'addestramento militare il compito di cancellare la paura del fuoco nemico, di infondere l'idea che si possa andare all'attacco senza paura, perché qualunque cosa accada, le armi del nemico non ti uccideranno. Nell'antichità i combattenti venivano spesso drogati, o gli si dava alcol o qualsiasi altra cosa pur di renderli insensibili a proiettili, lance e frecce. E infatti continuavano ad avanzare.
Per questi uomini non esiste dolore o paura. La loro mente è chiusa al pensiero della morte. I soldati moderni, invece, vogliono le migliori protezioni fisiche che la tecnologia possa loro fornire. E per la fanteria americana questo vuol dire giubbotti Interceptor. L'Interceptor pesa 7 kg ed è rivestito sullo strato più esterno di Kevlar finemente intessuto, 35 strati. All'interno si possono inserire due piastre di ceramica che proteggono dai più veloci proiettili di fucile. Un sistema efficace, sempre se si viene colpiti nel punto protetto. 2 giugno 2005, Baghdad. L'ufficiale medico Stephen Schiderer è in piedi vicino al suo Humvee. Non sa che a circa 70 metri un cecchino iracheno sta prendendo la mira. Questo è il mio giubbotto. Il proiettile ha colpito qui. Il foro è piccolo, ma fa male. È penetrato, l'ho aperto e ha colpito la piastra, che è qui dentro. E qui si è fermato, grazie al cielo. Stephen è salvato dal Kevlar, dal fatto che il proiettile sia finito contro la piastra di ceramica e dall'inesperienza del cecchino. Se avesse mirato alla testa, al collo o anche al bacino, Stephen sarebbe probabilmente morto. Invece, incredibilmente, si rialza quasi subito. Mi sono alzato e non vedevo niente. Mi sono riparato dietro l'Humvee e ho visto un furgone. Non c'era altro e mi ha subito insospettito. Allora ho chiamato gli altri e ho detto di procedere lungo la strada. È allora che il furgone è partito. Ho sparato un colpo di avvertimento, cercando di farli fermare, ma niente. C'erano due persone a bordo. Poi l'inseguimento è proseguito a piedi. Abbiamo perquisito 8 case, seguendo la scia di sangue. Alla fine, la pattuglia trova il cecchino ferito sul retro di una casa e Stephen, che è un medico militare, assiste l'uomo che pochi minuti prima ha cercato di ucciderlo. Ho fatto il mio lavoro. Dobbiamo prestare assistenza ai feriti, sempre e comunque. Stephen ha imparato sulla sua pelle che certe protezioni salvano la vita. Se non avessi avuto il giubbotto, quel proiettile mi avrebbe ucciso, non c'è dubbio. Mi ha colpito all'altezza del cuore. Sarei caduto a terra già morto. Non tutti sono così fortunati. Pochi centimetri possono fare la differenza tra restare in vita e tornare a casa in una bara. Ad ogni evoluzione dei giubbotti antiproiettile aumentano le possibilità di cavarsela. Il Dragon Skin è l'ultimo ritrovato, il migliore. Il primo esempio di protezione elastica in grado di fermare un colpo di fucile. Si adatta alla sagoma del corpo e questo lo rende ideale per forze speciali e unità tattiche della polizia. Essendo una novità, è anche molto costoso, ma una vita umana non ha prezzo. In passato era normale che un'armatura non fosse alla portata di tutti. Oggi invece bisogna proteggere tutti al meglio, per non alimentare una discriminazione tra chi è protetto e chi no. E le democrazie occidentali, impegnate nelle guerre del XXI secolo, non possono permettersi di lasciare i loro soldati senza le migliori protezioni possibili. Oggi i soldati sono protetti da una tecnologia che è il risultato di secoli di evoluzione. Nel corso di centinaia di anni, l'uomo ha perfezionato le sue invenzioni fino ad ottenere una moderna armatura. La lavorazione dell'acciaio ha fornito ai cavalieri le prime corazze complete. Un prete ha inventato il primo giubbotto antiproiettile. Una scienziata ha scoperto per caso il Kevlar e un ex fattorino si è speso in prima persona per migliorarlo. Oggi, prodotti come il Dragon Skin uniscono la massima protezione alla leggerezza e alla comodità. Quando si dice fare centro.